Thank you.
Buonasera. Buonasera Just, buonasera Kuma. Sì, qui è il gioco dove ci sono le giuste impostazioni per quanto riguarda i dadi, che a breve vedrete. Visto che si è fatto tardi a seguire l'ottimo Vincenzo sul suo canale, non mandava di buttarmi su un Nier o una roba più impegnativa, ho detto perché non proviamo un po' su Solasta, Crown of the Magister, che è arrivato sul pass da qualche giorno e che è un GDR classicissimo da quello che ho visto, che si basa fra l'altro sulla quinta edizione di Dungeons and Dragons come regole, e per quella che probabilmente sarà, come dicono quelli bravi, una one shot, perché per due motivi: uno, non c'ho tempo di giocarmi con questo live, e due, tutte le volte ho provato a giocare un GDR live non mi ha mai cagato nessuno, per cui diciamo che facendo 2 più 2 direi che ce lo proviamo giusto per curiosità, ecco. Per funzione di interesse pubblico, se poi ne viene fuori qualcosa di carino vediamo. Gioco talmente classico che non so se adesso sentirete la musica, e la musica è un pezzotto spudorato della musica di Baldur's Gate. No, adesso non si sente, mannaggia. È andata avanti. Ma l'inizio della musica è proprio. È per, pa, 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 che è proprio uguale a come partiva la canzone di Baldur's Gate. Eccolo. Questo è spudorato. Questo. È spudorato questo. Allora, la campagna è iniziata nella maniera più straordinariamente classica che ci possa essere un gioco del genere. Ci sono quattro avventurieri che si incontrano in una locanda per accettare una missione organizzata da questa specie di federazione dei popoli che vuole andare a esplorare quest'area piena di mostri. E perché 1000 anni fa c'è stato una specie di cataclisma che ha devastato completamente l'impero degli elfi, quindi l'area, diciamo, maledetta è quella contempora l'area degli elfi. Cataclisma che credo di aver capito abbia portato in realtà gli umani in questo mondo che prima non c'erano. Ora facciamo un po' il punto di situazione. Buonasera, intanto anche a Brusi Miacciar. Le retromeniche per Baldur's Gate c'eri. Sì, vabbè, però sono durate poco. Una volta abbiamo giocato a Baldur's Gate, credo, live. Cominciamo a partire dai quattro personaggi che ho creato. Ovviamente c'erano quelli predefiniti, ma non esiste che io non me li crei da me. Vediamo come faccio a vederli. C, no. X, no. Attacco, inventario. Non c'è un pulsante guarda personaggi? Ok. Allora, partiamo con Ton i Pitz, che è ovviamente un mago. Le regole sono quelle di D&D, quindi per chi le conosce più o meno si fa un'idea di come funzioni. Una cosa carina è l'aspetto dell'allineamento morale, che non è semplicemente una scelta binaria tra due valori, no? Quindi caotico, buono e via dicendo, ma c'era tipo un ventaglio, avevi due tratti di base di personalità e altri due tratti che potevi prendere, che possono rinforzare quelli che hai preso prima o no. Non necessariamente. Quindi in questo caso lui ora è chiaramente un tizio un po' altezzoso, formale, pragmatico, prudente e un po' però abbastanza alla mano, mentre ed è chiaramente un mago umano. Abbiamo poi una paladina elfa, anche lei ovviamente formale in quanto paladina, ma anche legale, altruista e gentile, perché è una paladina del bene. Poi abbiamo un Halfling ladro. È tutto molto banale, non mi sono messo a fare cose strane, anche perché non c'ha troppe razze strane, è molto 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 ba base come ambientazione da quello che si è visto fino adesso. Quindi lui, vedi, è prudente, cinico e pragmatico, è già un più diverso. Infine questa è la chierica, credo, sì, che è un po' un fritto misto degli altri, insomma, niente di particolarmente interessante. Ora il mio scopo. Allora, la cosa carina, che non so se sia effettivamente legata al personaggi o se sarebbe stata identica con qualsiasi gruppo, ma l'incontro della locanda era carino perché ogni personaggio poi raccontava la sua storia, ogni storia del singolo personaggio era un tutorial, per cui il mago mi ha spiegato come si fanno alcune cose, il ladro un'altra, era simpatica. E la personalità era un po' diversa, quindi non so se questa cosa viene dettata effettivamente da queste scelte che sono state prese all'inizio. Il mio scopo adesso è andare alla sede di questo, come si chiama? Al consiglio, esatto, al municipio, e praticamente dobbiamo giurare fedeltà per accettare questa missione, letteralmente, di esplorazione. E se non ricordo male, dovrebbe essere a nord.
Non mi fa impazzire la gestione della telecamera, che finché WASD per muoversi a destra e a sinistra ci sto, QED per girare, però per trascinare l'inquadratura non è esatta, perché non segue, a meno che non ci siano opzioni, i personaggi non seguono, la telecamera non segue i personaggi, io vado qua, vedi? La telecamera non li segue in automatico, ed è una cosa abbastanza irritante, però vediamo, magari c'è un'opzione che mi sono perso. Due può essere però. Camera. No. C'è con... Vedi, c'è... Focalizza l'azione di battaglia, muovi la telecamera sui bordi, ma non c'è segui automatico i personaggi. Buonasera Helm. Quindi devi muoverla a mano. The bridge is closed for now. Ok, non è qua. Ah, a nord mi ha detto di andare. Noi non stiamo andando a nord, ok. Siamo girati male per andare a nord. Ok. Un'altra cosa che non amo è che fanno troppi giochi del genere, che lo zoom non è mai quanto vorrei. Cioè, finché ti avvicini, la grafica è gradevole per il mondo, i personaggi sono orribili, però. Sono veramente brutti, però. Sapete che non mi importa, credo che. Però fammi zoomare un po' di più di così. Magari metti proprio il volo di uccello più lontano quando devo fare queste cose. Vogliono tutti far vedere la grafica delle città e... L'interazione con la mappa la facciamo con calma dopo. Vediamo di arrivare alla destinazione. Sarà qua? Buonasera Luca. Sembra un gioco bellissimo del 2001, sì, abbastanza. Sarà qua la sede del concilio, del consiglio? In the light, citizens. Einar guide you, deputies. Ok, no. Si trova vicino al palazzo e alle ambasciate. Vai a nord, prendi le scale al cortile assolato qui, quindi le scale ad ovest alle ambasciate e poi diritto al consiglio. Okay, quindi non siamo andati bene. Però nord è qua, maledizione. Ci sono delle scale? Vedete delle scale? Io non vedo scale. Ah, ecco qua le scale, ok. Poi a destra, giusto? Chiaro, questi non c'avevano manco i mezzi di un Obsidian che fa comunque giochi con una grafica molto bella. Che questa è la Sunblade Plaza lì, come cavolo si chiama, corte, quindi... Ci sono altre scale? Rileggiamo. Le scale ad ovest. Ok, quindi... Di qua ci sono delle scale per le ambasciate? Sì, sarà qua. Larian, non mi ricordo, perché pure di là mi sono un po' lamentato di Divinity 2, dello zoom non eccessivamente zoomato. Ok. Nice gardens. Ok. Qui sono le ambasciate, immagino. Ah, eccolo lì, è lui? No. No, vai dritto, dice. Quindi deve essere qua. Ecco. È qua. Look at the size of this council hall. So this is what they spend our taxes on. Look. Is that the princess? Wait. Is she leaving? Apparently so. Then who will administer the oath? Ma il Pirates of the Caribbean 2 è veramente splendido, sì, assolutamente. Dovrei decidermi a giocarlo. Prima devo decidere a finire Wasteland 3, assolutamente. E poi quello. Questo lo parcheggerò probabilmente, però prima o poi me lo gioco. A me sia col primo che col secondo ricordo che stavo sempre a girare la camera perché appunto lo zoom non era... vedi, esatto. È come se a un certo punto decidessero, no, basta così. C'erano delle mod, sai, forse, per Divinity. Siamo troppo, come dire, insignificanti per lei, non è questo il suo ruolo. Cioè ogni cioè, la chierica è un po' cinica, la paladina invece ovviamente dice... E il ladro è lo stronzo del gruppo che dice la governante che ci svuota i canteri. Non è il suo ruolo. There's an oathkeeper for that, I think. You thought it would be the princess?
Se non lei chi? If she rules the whole principality, who's more important? Lady Keen, the council's oath keeper, is trusted by all. Lord Caron. Yes, m'lady. Are these your new deputies? They are, m'lady. Vecchia babbione. My name is Lyra Keen, oath keeper of the council. Pod down. And I will be administering your vows. Once sworn in, you will carry the authority of the council wherever you go. Your every action will reflect upon the council's reputation. Remember that. Always. Now, please, raise your right hands. Do you, each and all, solemnly swear your lives and allegiance to this council and promise to carry forth our mission to protect our alliance from any who would threaten the common good? I swear. I swear. Excellent. Lord Caron will enter your name into the council's register. Thank you for your service. Congratulations, deputies. Wait, that's it? Lui c'ha la voce insopportabile. Io l'ho scelto apposta. È durato abbastanza. Concentriamoci sulla missione. Ti aspettavi una parata? Ti aspettavi una parata? Mi piace. Were you hoping for a kiss from the princess? No, no, I don't know. It just feels a bit anticlimactic. Sorry to disappoint. So, the mission. As I'm sure you know, the council maintains a number of outposts to secure the border between the principality and the marches. One of them is the former imperial fortress, Kaelem. It's held by some 50 troops under the command of Captain Henrik. He sends us weekly status reports. Ma Kaer, scritto così, deve essere un termine di qualche lingua, tipo, non so, gaelico, una roba del genere, perché che significa fortezza, Captain Henrik or anyone else is still breathing. Bring him back. The council wants a first-hand report. Andiamo, no, non ho capito cosa dobbiamo fare, quindi facciamo delle domande, perché sì, lei è venuta un po' abbronzata, sì. Ma c'erano colori di carnagione assurdi, pure volevo bianco, blu, verde, potevi fare un po' che tipo Kermore, ne vedi, stessa cosa, stessa radice, credo. Hai parlato delle marche? These marches, they're not in the Badlands, are they? The marches are a no man's land between the civilized world and the Badlands. It's outside the chain of mountains that really define the Badlands. We wouldn't send you in there yet. Le terre selvagge, le Badlands di cui parlano loro, è esattamente quello che dicevo prima, cioè l'ex regno degli elfi che è stato devastato da sto cataclisma e che adesso è un postaccio, ovviamente. Ci parli del capitano Henrik. What can you tell us about this Captain Henrik? A fine officer. More than 15 years in the Principality's army. He inspires trust, loyalty, and courage. Hence the decision to post him there, facing danger. Sembra pericoloso. A whole garrison gone? There are only four of us. Just find out what happened. Run back if you get scared. Got it. Though we were hoping for a first mission with more riches than risk, if you catch my drift. You don't get a chierica, I'm afraid. So, gather what you need and go. Time is of the essence. È donna di mondo, non è particolarmente... Non la manda a dire. Ho googlato care, mi sono usciti una serie di link di ventilatori per cappe da cucina. Googlalo con la C, magari. Niente, possiamo andare. Right. I guess that's that. It's on to Kaelem. Cos'era quel popin? Ah, ci do pure le fazioni, ma guarda quanta roba, cioè, attenzione. Le cinque fazioni del consiglio hanno un rappresentante in Kaer Syflen, o Syflen. Possono venderti equipaggiamento, incantesimi e molte altre cose. Migliori sono i tuoi rapporti con una fazione, più hanno da offrirti e più bassi saranno i loro prezzi. Comunque, queste fazioni sono in competizione una con l'altra, che vuol dire che non puoi fare contenti tutti. Diverse sottoquest ti daranno l'opportunità di migliorare le tue relazioni con una fazione o con l'altra. Tieni d'occhio la sezione fazioni del diario. Premi la pulsante mappa per aprire la mappa dei luoghi. Quando un punto di interesse è stato trovato, puoi utilizzarlo per viaggiare rapidamente in un altro posto del luogo. Per adesso puoi usare il viaggio rapido per tornare al Gravekeep's Cask, che credo fosse la locanda. Mappa. Credo. Com'era sposto con Wasd? Vedi, pure questa qua. Fammela zoomare di più, maledizione. Perché c'avete sto problema? Che va che... The Gravekeeper Cask. E c'è pure una missione secondaria. Minchia, è abbastanza grosso, sembra.
Che vi costa, dico io, di zoomare la mappa? Qual è l'altro? Pure lo stesso Wasteland 3 c'ha sto problema. Che la mappa è fissa, quella è, non puoi farci proprio niente. Cioè, a volte si perdono delle cose che non riesco a capire. Nel 2021, con 50 giochi, milioni di giochi sono usciti del genere. Ah, posso fare un livello, così. Devo riposare. Ah, per questo mi dice di tornare alla locanda, perché posso dormire alla locanda e fare un riposo lungo per salire di livello e tutto il resto. Ok, seguiamo ancora il tutorial, allora, dai, non ci perdiamo. In gallese antico vuol dire fortezza, con la C, esatto, allora ci avevo preso. Ok, quella non me l'aspettavo. Parliamo con l'oste. Hello adventurers. What can I offer you? Oste mezzelfo. La tua birra fa schifo, parlaci di questo posto, ci serve una stanza, state buona. Parlaci di questo posto. Tell us about your tavern. The inn? Well, it's not that old, but somehow it feels like it's been here forever. Well, you can meet all kinds of people here, that's the good thing. An old scavenger, a diplomat from the council, a knight, a lord, a beggar. We also have rooms to rent by the night. Why the name? Grave Keep's Cask. Well, it's very old, from imperial times. No, non è doppiato, sono doppiate queste scenette qua, non penso tutti i dialoghi. Ma dobbiamo vedere ancora, proviamo ad andare da un mercante, una cosa del genere. Ci serve una stanza. Non offendiamo la B, siamo appena arrivati. We'd like to stay for the night. Sure. Just walk up to the suite and settle in. A suite? Oh, it's more like a large bedroom, really. But you know, this is the capital city. È automatico, vai direttamente a dormire. Ok. Allora, questa è la schermata di riposo, che non ho visto granché. Possiamo fare livello. Ah, ma sono ognuno c'ha i suoi. E poi preparare le magie. Ok, prima livello direi, perché sennò è inutile che preparo le magie. Poi faccio vedere la cosa che vi ho mostrato su Discord, che non vi ho fatto vedere ancora. La mia cosa preferita di sto gioco. Allora, livello 2. Livello 2 non cambia quasi una mazza, credo. 6 punti ferita. Ah, è vero, perché in quinta edizione i maghi tirano il dado da 6, non il dado da 4. È vero, c'è stato questo clamoroso, come dire, miglioramento della salute dei maghi in D&D quinta edizione. Abbiamo fatto 6, in automatico il massimo? Non tira? Chissà. Vediamo gli altri. Abbiamo sbloccato recupero arcano, non mi ricordo come è in italiano. Una volta al giorno, quando completi un riposo breve, puoi recuperare un numero di incantesimi spesi, di slot di incantesimo spesi, fino a metà del tuo livello di mago. Quindi 1. In questo caso 1. Tutta roba nuova di quinta edizione che io non conosco benissimo, quindi. Archetipi di classe. Le classi forniscono una specializzazione quando raggiunge un certo livello sotto forma di archetipi di classe. Gli archetipi hanno diversi nomi a seconda della classe. Tradizioni arcane per i maghi, archetipi marziali per i guerrieri. I chierici scelgono un dominio di magia divina, eccetera, eccetera. Ogni archetipo offre una serie di caratteristiche e abilità che garantiscono forniscono un gusto unico al personaggio e possono cambiare radicalmente il suo stile di gioco. Ah, questa è nuova. Mago verde, mago verde. Green Mage, non so cosa sia Green Mage. Magia verde. È tipo un druido? Cioè, tipo la magia druidica? Viene considerata magia maga. Dei maghi, non dei chierici, non dei druidi. Ma manco per il cazzo, non mi piace proprio niente. Lore Master, che sarà quello che sceglieremo, anche questo è uno spocchioso di merda con la puzza sotto il naso, quindi sarà anche un tipo acculturato. Vantaggio su arcana, storia arcana come in italiano? Conoscenze arcane. Storia e investigare. Vantaggio per copiare le magie nel suo libro di magia. E costi di mezz'a, questo mi piace già così. E invece, arcanista del fulmine. Quando lanci magie della lista della guerra, contro queste lanciate da uno slot superiore del tuo attuale. No, beh, allora ormai. Uh,
Perché la faccia sconvolta, Brusimi? E lui dice qua, comunque, come dire, non sapevo come dire questi, i maestri degli esperti di storia sono ossessionati dalle perdute conoscenze del pre-cataclisma. Sanno che il vecchio impero aveva potenti, come dire, conoscenze magiche superiori e vogliono impararne di più. La loro magia si concentra sulla raccolta di tutte le possibili conoscenze. Questo mi piace perché veramente... E adesso abbiamo due incantesimi nuovi di primo livello, chiaramente. Che diventeranno... Questi perché no? Perché già ce li ho. Fuga veloce, fuga rapida. Guadagna punti di movimento e diventa in grado di scattare un'azione bonus per un tempo limitato per mettersi in salvo. Capisci lingue non mi sembra utile perché fra 4 minuti abbiamo tipo 30 lingue. Affascina una persona e... unto, nube di nebbia, vita falsa. Ah, vita falsa è tipo quello che si chiamava Ed una volta. Aumenta a qualche punto ferita in più. Armatura magica, dai, proprio sul banale. Andiamo. Questa è la parte noiosa, scusatemi. Ah, per le Elven Arts di la parte più noiosa del normale. Prepariamo le magie. 6 su 6, sempre 6 di... Non è aumentato il numero di magie a nostra disposizione, sono sempre 6. Tolgo... No, mi piace così, dai. Mi piace così, però. La paladina dovrebbe essere più veloce. Ha fatto 9. Che vuol dire... Ah, no, aspetta. Noi abbiamo fatto 6, compreso il bonus di costituzione che c'era. Lei ha fatto 6 sul dado. 6 più 3, 9. Quindi non è automatico, ok. Ok. E ha preso punizione divina, che mi ricordo più o meno cosa fa, e lo stile di combattimento dobbiamo scegliere. Ok. Alcune classi di personaggio hanno diversi stili di combattimento, che ti garantisce specifici vantaggi, stessa cosa. Ok. Difensivo, duellante, armi grandi, credo, e protezione. Difesa e protezione, qual è la differenza? Se indossi armatura guadagni più 1 alla cassa armatura. Quando una creatura che puoi vedere attacca un bersaglio che non sei tu, che è entro 1,5 metri da te, puoi usare la tua azione di reazione per imporre uno svantaggio sul tiro per colpire del nemico. Devi avere uno scudo, però. Ok. È proprio D&D complesso. Il modo di giungere mi piace molto, però non credo che avrò il tempo di giocarci sul serio, però mi andava di provicchiarlo un po'. Mi fa piacere se qualcuno vuole farmi compagnia. Al momento non saprei proprio dove infilarcelo questo come gioco, però è chiaramente una roba che mi giocherò prima o poi, Sperando che non diventi un dito nel sedere come diventava Cosoli, Pathfinders, che alla fine è diventato un lavoro, non ce l'ho fatta più, a un certo punto sono andato diritto a finirlo. Paladina protegge, siamo sul banale, sul classico, più siamo sul classico meno è difficile fare cazzate, meno è facile fare cazzate. Lui ha fatto 8, lui ha più 3, quindi ha fatto 5 su un D6, quindi sì, ok. Ah, ok, lui non c'è nient'altro da fare. Infine la chierica dovrà scegliere sicuramente le magie. 9, quindi ha fatto 5 su un D8, quindi è andato un po' la merda. Buonasera Lore, abbiamo sbloccato in questo, non mi ricordo com'è in italiano, Channel Divinity, era tipo non mi ricordo, beh, potere divino o qualcosa del genere, e sono le varie cose, scacciano morti, preserva la vita, sono le cose dei chierici. Qui mi viene un dubbio però, ma i chierici di quinta edizione non hanno tutte le magie automaticamente memorizzate? Ah no, lo conoscono automaticamente tutte, ma comunque vanno memorizzate, stavo dicendo una scemenza, ok, allora mi tengo queste, poi scopriremo cosa fanno, perché qualcosa me la ricordo, però va bene così allora, dai. Ah no, la paladina ha magie? Sì, solite cose, benedizione, cura ferite, eroismo.
Ma a questo livello siamo di complessità. Se non hai la mano libera, non puoi usare le magie che richiedono componente somatica. Che questo non me l'aspettavo. Questo non lo faceva manco Pathfinder. Che era un dito nel sedere. Tutto molti punti di vista. Per capirci, perché non abbia mai giocato a D&D, perché sembra che sto dicendo delle cose incomprensibili. Per usare una magia in D&D hai bisogno di componenti, che possono essere componenti materiali, cioè, che ne so, la polverina di polvere di ferro per fare la magia X, componenti somatiche, che vuol dire la possibilità di muovere le mani, letteralmente, e componenti vocali, che vuol dire che implicano la possibilità di parlare. Non necessariamente tutte e tre, chi ne richiede solo una, chi ne richiede tutte e tre, e via dicendo. E non mi aspettavo che arrivasse a questo livello di pignoleria. Non mi aspettavo per niente. Compra del cibo per il viaggio. Pure il cibo c'è, micchia. Prima di partire per Caer Laem dovresti andare a visitare i negozi locali e assicurarti di avere tutto ciò di cui hai bisogno. Prendi il tuo tempo per ottimizzare l'equipaggiamento, ma perlomeno compra razioni di cibo. Puoi comprarne all'Emporio di Gorim a Piazza del Mercato. È veramente un gioco per azzeccati, eh? Fatto da azzeccati per azzeccati. Lo posso apprezzare. Non so quanto poi effettivamente. Ma come si esce da qua? Da qua. Compro una corda. Assolutamente. Corda da 15 metri. Com'era la lunghezza classica? Corda, no, devi comprare. Corda, pietra focaia d'acciarino. Cos'altro c'era che ti compravi sempre? Il mago comprava sempre penne e calamaio e risme di carta che non venivano mai usate. Ok, vediamo questo, chi è? I'll be with you in a minute. Ok. Ah, ci sono degli unknown party stash. Ma non me li fa vedere, però. Dove siamo di preciso noi? Qua? Piazza del Mercato. Questi saranno i mercanti che mi dicevano prima. Ok. Ugo Requer. Magia e curiosità. Ah, crafting. Pure il crafting ci abbiamo. In Zalasta puoi creare diversi oggetti. Per farlo ho bisogno di... Vabbè, ovviamente. Lo puoi fare durante il viaggio, una volta che il tuo gruppo si è accampato, ma non sta ancora dormendo. I personaggi possono impiegare parte del loro tempo libero a lavorare sulla tua... Ah, quindi tu decidi cosa vuoi fare, e poi nei tempi morti dei viaggi loro vanno avanti col lavoro? Che carina come idea. Qui ci sono gli strumenti necessari alla creazione. Pozioni, kit erborista, pergamene, kit delle pergamene, veleni, kit dell'avvelenatore, armi incantate, armature incantate, rosario di Manacalon. Ok. Devi essere, come dire, avere la competenza con questi strumenti per usarli. Anche se sei competente con un certo strumento, ti servono anche abilità specifiche per fare... Maronna santa, ok... Per fare le pozioni serve medicina, ma magari anche arcana. Vabbè, non penso che lo faremo adesso, quindi. E ci vogliono gli ingredienti. Li puoi raccogliere durante le avventure, raccolti dai fiori, dai cespugli, dalle rocce, a volte anche dalle creature morte. Ovviamente puoi anche comprarli dai negozi, eccetera, eccetera. L'incantamento richiede oggetti preparati, che sono stati appunto magicalmente preparati per l'incantamento dai mastri fabbri di Manacalon, i cui segreti sono stati perduti col cataclisma. In genere un oggetto attivato, diciamo, richiederà un ingrediente estremamente raro in aggiunta, diciamo, per raggiungere il suo potenziale. Infine, per realizzare un oggetto devi sapere quali ingredienti combinare. Queste ricette si possono apprendere leggendo i manuali o imparandoli dai maestri. Le fazioni di Solasta in genere tengono copie delle ricette e le vendono a buon prezzo ai loro amici, ma alcune si possono trovare anche nelle terre selvagge. Una volta che la ricetta è stata appresa, tutto il gruppo la può utilizzare.
Per iniziare la creazione, apri lo schermato di un personaggio e clicca sulla tabella crafting. Seleziona la ricetta che è disponibile all'inizio. La barra di progresso si riempirà man mano che viaggi e ti verrà reso notificato quando l'operazione è conclusa. Ricorda che se cancelli la creazione, l'ingrediente è gli ingredienti sono persi. Allora. Ah, ok. Hello. Usa il ghiaccio. Cosa vendi, buon uomo? What do you sell here? Mostly potions for heroic adventurers like yourselves. Ma perché sono tutti parlano tutti così, qua? Like and ingredients, ingredients too. Even rare flowers from the rare badlands. Flowers. Come back anytime. I'm almost always open. Ah, ok, questa è una domanda generica qua per vedere cosa vende. Ok. Pensavo fossero diverse sfumature di domanda. Uno che dice possiamo vedere le tue merci e l'altro che chiede direttamente cosa vendi. No, niente. Detect Magic poi lo pago, quindi no. Quanti soldi abbiamo? La domanda più stupida di tutte. Dove sono i 77? Ok. Ed è tutto il gruppo questo. 77 monete d'oro, una d'argento, 0 di rame e 0 di platino. Ok. E lui vende... Adotta le robe che possiamo comprare sono Scroll Kit, Thunder Wave, tasto destro per vedere, saperne di più? No? Alt? Ok, ma non mi dice di che livello è però. Volessi copiarmelo, dico? Tipo. Come faccio a saperlo, maledizione? Non credo che compreremo granché, però... Pozioni ce n'hai, olio raffinato. La cui utilità scopriremo giocando. Non vedo pozioni, cioè che vendeva pozioni. Non sono cercato io che non ne vedo. Questa, acido, non è una pozione. Ah, in cima stanno. 58 sghei, una? Vabbè, diciamo che non abbiamo i soldi per comprare una mazza, ok. Io molto inusuale per un gioco del genere, però è un po' troppo moderna. Sì, però è pulita. Fa un po' l'effetto dell'interfaccia di Demon's Souls Remake, no? Che stona col resto. Però sembra pulita. Un po' grande. Avrei preferito poterla ridurre, ma è una posizione che manco ho trovato. Per dire, sta roba qua... Cioè... Quattro iconcine qua sopra andava meglio, c'è sto papiello così. Welcome to Gorim's Emporium. Sei tu Gorim? Are you Gorim? That's me, the one and only. Gnome, immagino. Cosa vendi? What do you have to sell? Everything you'll need for going out there into the Badlands. Food, ropes, torches, and of course armor and weapons. I also non ricordo, beh, non so l'ambientazione come funziona qua. That can come in handy. Ever heard of deep spiders. Non ricordo se in D&D c'era una regola sul fatto che le nani avessero meno la barba. Se come in Pratchett che ce l'hanno. O no. Quindi non so se è una nana o una gnoma, non ho idea. Quindi potrebbe essere entrambe le cose. In realtà non sono manco sicuro che ci siano gli gnomi in questa ambientazione. Non mi pare ci fosse la razza gnomo da scegliere. Qui sarà una nana, probabilmente. Che vendi, cara mia? Pozioni, ok. Il cibo. Ah, ma si possono filtrare. Stavo dicendo questo. Armi, armature, dispositivi magici, candele, razioni. Come funzionano le razioni? Mi pare che ne consumi una al giorno, una per riposo, credo. Quindi non so quanto dovremmo viaggiare, ma compriamone 5, 10 monete. Poi torce, ne abbiamo una qua, costa un argento, quindi possiamo scialare. Ah, 10 a stack, no, bastano 10. Grimaldelli direi di... ah, ma posso scegliere, ah vedi, mi fa vedere chi li può prendere, per dire lui adesso mi dice che lo posso usare, però 26 è un po' caro. Non vedo corde però, Luca, mi spiace tanto, non vedo corde da comprare, vedo candele.
che comprerò. Compro 10 candele, così. 10, non 20, però. Che cazzo. Ah, ma mi ha chiuso. No, che palle, mi ha tolto quello che stavo comprando prima. Mannaggia a te. Almeno credo me l'avesse tolto, no? Ah, ok. Poi eventualmente cambi sugli altri. Vabbè. Disinstallo. Non ci sono corde. Non vedo corde. Mi spiace. E lo so che è grave, ma sono d'accordo con te, ma no. Non vedo corde. Ma noi come stiamo messi, innanzitutto? Bastone, un banalissimo bastone a due mani. Sacca dei componenti. Ok. Lei ci avrà una spada corta? Un giavellotto? Perché? Ma perché con tanta armi il giavellotto? Scusatemi. Che fa un di 6 danni. È una fetenzia il giavellotto. Ah no, c'è anche una spada. Che non sta usando per qualche motivo. Ok. Dopo ce l'aggiustiamo. Anzi, aggiustiamoci fuori dal mercante qua. Per quale stracacchio di motivo c'hai in mano un giavellotto e non la tua spada? Mannaggia. Ok. Volendo puoi fare così, no? Ci deve essere sicuramente un modo per clonare il... Cioè per non rimettere lo scudo, capito? Su un altro set di abilità, dico, no? Di armi. Però vabbè, pazienza. Ok, tu... Ah, non è proprio arma secondaria quella. Tu c'hai due coltelli, ok, un arco. Hai le frecce? Non vedo frecce. Ah, 20 frecce. Ecco cosa dovevo comprare, un altro po' di frecce. Quelle mi servono, credo. Ok. E lei, mazza e scudo, proprio super generico. Per cosa usare una spada quando puoi usare un giallo? L'altro lo lanci, non è che lo usi corpo a corpo, quello mi chiedevo io. Lei c'ha la balestra, questi sono quadrelli, questi sono quadrelli. Ok. Ah no, vediamo quella cosa del crafting. Per dire, questo può fare qualcosa? Kit d'erborista. L'ho selezionata una delle opzioni. Ah, ok, non abbiamo ricette. Immagino sia quello che mi sta dicendo il gioco. Ma se volessi fare, per dire, le frecce, non ho la competenza. Ce l'ha qualcuno di loro la competenza? Direi di no. Vabbè, andiamo avanti. Però no, tu non vendevi frecce, fammi capire un secondo. Deputies, a word if you please. Dove è uscita questa? Famous already. I love it. You were in there too. Are you a member of the council? I'm Annie Bagmorda, quartermaster of the Scavengers Guild. We don't have a seat in there, but they all know exploring the Badlands without us would be a bad idea. That's why you should stop by our headquarters downtown. You'll need our services, I'm sure. Is that compulsory? No. But you'll find our services useful. Everyone does. Did Lord Karan not tell you? No, he pretty much stuck to giving orders. Oh, right. Anyway, we offer plenty of help and advice to beginners like you. We are grown-ups, you know. Non mi spiace la semplicità dei costumi, non sono quelle robe super high fantasy assurde, sono vestiti abbastanza normali per adesso. They're tough, these scavengers. Fearless. I'd rather visit the temple, honestly. The scavengers? They've seen so much already. The first explorers of the ancient empire. So what do you think? Should we check out their headquarters? It's not far, but... I've had enough talking. Let's go kill some monsters. If there's business to be done, we can't afford not to. Sono troppo sul pezzo per i dialoghi dei singoli personaggi, quindi non posso pensare che non siano, che siano casuali. Ci deve essere una serie di varianti a seconda delle classi e dei personaggi. Accanto a un mercante troverai una rapida interazione di... Ah. Per aprire automaticamente l'interfaccia di vendita. Così? Ah, figo questa cosa di qualità della vita, eh. Allora, frecce per il ladro.
Il biondo col pizzetto guarda tutti con l'espressione di uno che conosce un segato imbarazzante di ciascuno. Ma il biondo col pizzetto è il mio personaggio, tecnicamente. E l'ho immaginato come veramente uno spocchioso con la scopa nel culo. Per cui potrebbe avere senso. Si sta confermando abbastanza. 20 frecce per te. E sono frecce queste, è vero. E dei quadrelli per la signorina Chierica. Anche se, vabbè, quanto mai userà la balestra, però. Quadrelli. Ok. Costano poco. Ah, c'è l'ingombro, Ovviamente c'è l'ingombro. Il mago già sta a tre quarti, maledizione. E non ho ben capito in base a cosa, tra l'altro. Che questo è l'inventario di gruppo. Quindi solo la roba che ci abbiamo addosso conta. Perché sta roba qua... Ah no, aspetta, no. Questo è l'inventario suo. Ho detto una cazzata. Allora no, figlio mio. 5 razioni se le piglia la paladina. No, l'ho venduti? No. Aspetta. Se le piglia la paladina questi, oh. Che cazzo. Scusatemi. Ah, ce l'avevo già, fra l'altro, le candele. Si becca pure la... Le torce qua, che sono fatto il mulo di casa qua, che diamo. Tu c'hai le tue frecce, tu c'hai i tuoi quadrelli, a posto. Ah no, però c'hai anche delle frecce che non dovresti avere. Queste 8 frecce le diamo a lui. Ci troviamo, no? Sì. Okay. Allora, che mi hanno detto questi di andare a quartigiare degli scavenger qua, dei recuperatori qua. Che si trova a fianco alla locanda di prima. Dobbiamo comprare altro, non credo, sai. Quindi immagino che sia qui. Ah no, è qui. Beh, è due passi da dove stiamo. È quella con cui ho provato a parlare prima e mi ha detto non è il momento. Vabbè. Esattamente a mezzo metro, Non era troppo complicato andarci. Vabbè. Pensavo fosse più complicato. Ah, you came. You picked our curiosity. So, what exactly do you have to offer? You don't know. Vendi pozioni curative? Cosa, che aiuto ci offri? Ci viene, che aiuto ci offri? What kind of help do you have to offer to people like us? Simple. Now, people like you typically carry out missions for the Council. In the marches, even in the Badlands. Sometimes far away, like Captain Merrin. Who's Captain Merrin? You really must be new. She's one of yours. Senior deputy of the Council. Anyway, you trek out to some old ruin in the Badlands, kill a bunch of orcs. Well, you're still a bit green. Esatto, sto per dirlo io. Ma non ci allarghiamo con gli orchi al primo livello. Orcs will hurt much more than your feelings, believe me. And stop interrupting. Goboldi, goblin. So let's say you find yourself with a whole load of rusty swords, leather armor, shields, too much for you to log back here. Oh, so we're puny as well as green. Thanks so much. So instead, you brave heroes just clear the place of monsters. And draw us a nice clean map. Then we take our carts and pick up every piece of junk. Bring it back, we sell it, and we split the profits with you. Carina sta cosa. You go off to kill more bad things. Everybody. Se ho capito come funziona. For a percentage, of course. What? No, in D&D è raro che combatti quei topi, anyway. Dai. Nei videogiochi forse, ma in D&D classico è sempre kobold, goblin e cose del genere. Se ho capito bene, invece di raccogliere tutta la monnezza che trovi in giro e portartela in mano fino in città, tu torni da loro, gli dici loro li vanno a recuperare o qualcosa del genere, e poi ti spartisci i soldi che hanno, hanno recuperato vendendoli. È una figata se funziona così. E dà pure più senso del normale sistema dei personaggi che si portano le casse di tesori sulla schiena. Vendi pozioni di cura? No, we don't. There's a shop for that. Che domanda stupida. Vabbè, salti. Well, thank you. I guess that's it for us. Fine. Feel free to visit us anytime. Or drop into any scavenger camp. Are there others?
Anywhere we can settle. By the way, if you find Captain Henrik, tell him we're still interested. In what? In getting our people to Kaer Lem. The outpost is perfect for us. Close to the Badlands, with plenty of space for our camp. Right, we'll tell him if we find him. That would be appreciated. È tipo Gandalf con le adenoidi. The more we do for you. Oh, so this business relationship can get better? And I hope it will, friend. I guess we'll see you around then. Sure. Oh, i ragni sono pericolosi. Don't forget, in the Badlands, always keep your eyes open. I ragni dal livello 5-6 in poi, secondo me. Allora, vediamo che mi ha dato. Questa qua è nuova. Any Bug Morda, la Quartermaster, c'è un termine che non ricordo mai come si rende bene in italiano, però. Dei Scavenger ti ha chiesto di parlare al capitano Heinrich da parte sua per ottenere l'autorizzazione di costruire un campo nell'avamposto di Kaer Lem. Comunicale la risposta di Heinrich. Invece la principale dice: l'avamposto è nelle Marche ad ovest della capitale del principalato. Lascia la città e utilizza la mappa di viaggio per raggiungere Kaer Lem. Credo che faremo questo adesso, no? Fino a ora non abbiamo fatto niente. Questi stash, queste casse. Beh, quindi posso prendere queste cose, no? C'è una biografia incompleta. Il progetto è stato annullato dopo solo un paio di righe. E una pubblicità della Tana del Drago. Al ladro. Per coerenza. Ok. Quindi posso prendere sta roba. Inaugurazione della Tana del Drago. Venite tutti, unitevi a noi il 23 maggio per l'inaugurazione della Tana del Drago. La nuova taverna di Gallivan. Ah, la nuova taverna, ristorante e bordello di Gallivan. Godetevi una delle 10 diverse birre o forse una caraffa di vino invecchiato dalla nostra cantina mentre vi godete anche spiedine di carne e pane appena sfornato. Dovete soddisfare un desiderio di altro tipo? Date un'occhiata a ciò che abbiamo da offrire al piano di sopra. Desiderate un nano, una nana, non si capisce, che vi tolga le tensioni con un massaggio? Ne abbiamo tre da cui scegliere. Preferite qualcosa di più spigoloso con un fisico più snello? Abbiamo anche... possiamo... anche accontentarvi con le bellezze elfiche più splendide di tutto il mondo, di tutto il paese. Abbiamo persino un halfling, se vi piace quel genere di cose. Per celebrare la nostra inaugurazione avremo anche un ospite speciale che si esibirà dalle 21:12 fino alla ora di chiusura. Il famoso bardo Niel Bert, che è parete di Niel Pert, suona bene la batteria questo bardo, farà una rara esibizione da solo direttamente dal principalato. Altre aperture, le altre attività della inaugurazione includono una gara di tiro dell'ascia presentata da Rungle Silverbeard. Sì, abbiamo anche una signorina barbuta. Lettura dei tarocchi da Aelrindel il saggio o la saggia, maledizione. Torneo di scacchi da battaglia e molto molto altro. Ci troviamo nel lato più orientale della città subito dopo l'erborista e finalmente un breve poema di Lord Astaroth, un noto mago di battaglia e il nostro unico proprietario. Velluto macchiato, pizzo, sozzo pizzo che desiderio nudo sul volto di chiunque. Non c'era una rima, non aspettate la rima. La prossima meta è quella, tutti alla Tana del Drago, signori. Tutti alla Tana, alla nana barbuta, se vi è piaciuta. E qua che abbiamo?
No, questa la stiamo rubando, sta roba. Ne farei a meno, allora. Ecco, visto che ha fatto il tiro di aprire. Allora, ecco cosa non vi ho fatto vedere. Che meraviglio. L'impostazione più bella che si è mai vista in un gioco del genere. Si può scegliere il set di dadi per qualsiasi tipo di tiro e per qualsiasi tipo di danno ricevuto o inflitto. E ovviamente ci sono, perché ho controllato, ci sono le microtransazioni per comprarti altri set di dadi. È bellissima sta cosa. In un Dragon Age c'era una piccola. È proprio uno di quei segni che ti dice sto gioco l'hanno fatto dei gente che ci giocava, ste robe. Come si esce dalla città, però? Al tempio non ci andrei. O ci vogliamo andare al tempio? Mi sa che non mi ci fa entrare, scommettiamo. Però. Ah, sì, perché era qua il tempio. Ha detto non si può entrare prima. Ok. Quindi, il fatto che non possa zoomare più di così, per trovare le cose, devo girare mezz'ora. Allora, qua non può essere l'uscita, però. Ah no, forse sì. Major Gate Officer. E questo? Circolo di Danantar. Vabbè, andiamo a vedere chi sono a sto punto. Scusate. Come si faceva andare a centrare sui personaggi? Così. Prima questa, prendi due monete e ti sputtani tutto sulla terra, assolutamente. Questo chi è? Circolo di Danantar, un'altra fazione. Interesserà al mago. It's an honor. È un onore, ma non c'è niente da dirmi, ok. Ah, questo è il sindaco. Chiaradat Brightspark. Sei parlabile, sindaco? I'm busy. Come back later. Non è parlabile il sindaco. La sindaca, anzi. Possiamo uscire? No? Ah, ma c'è l'indicazione sulla mappa, devo andare, ok. No. Credo, che quel pallino lumpinoso sia dove andare. Sia la quest in corso, voglio dire. Una cosa che dovrebbero avere tutti questi giochi è che non ha quasi nessuno è la possibilità di mandare più veloce quando camminano. Qual era? Che gioco ce l'aveva? Pillars? Me lo confermi tu, Erma, o no? La possibilità di accelerare la corsa dei personaggi? No, qui siamo un vicolo cieco, mi sa. Okay. C'è il ciclo giorno notte, tra l'altro. Quindi dove si esce di qua? Perdonate. Ho qualche problema a capire dove andare, sapete. Dice lascia la città. La fa facile, la fa facile lui. Non è qua, no? Einar guide you, deputies. Mi sono già perso di nuovo, tra l'altro, scusate. Qua sarà l'uscita, cacchio. Ok, c'è questo enorme segnalino luminoso che immagino indichi l'uscita. Ok. Vediamo com'è la mappa del mondo. Quella di Pathfinder era bellissima. Pathfinder l'interfaccia era splendida.
Sembrava proprio un manuale di D&D, cioè era veramente bello. Allora, usa le frecce per esplorare la mappa, clicca su una destinazione per pianificare il tuo viaggio, il tuo gruppo ci metterà un po' per arrivarci. Durante il viaggio i mentori possono raccogliere cibo, foraggiando, cacciando, possono anche trovare ingredienti per il crafting e incontrare viandanti, luoghi significativi e persino mostri. Un passo lento ti fa muovere più prudentemente cercando di restare nascosto dai mostri, un passo normale più veloce ma più rischioso, un passo veloce più veloce l'ultimo e più rischioso. I ranger saranno molto utili sul loro terreno preferito, non abbiamo ranger, quindi puoi impostare il viaggio in modo da non dover gestire ogni minimo aspetto del tuo gruppo. Ogni volta che qualcuno può fare un livello, un riposo lungo può essere avviato immediatamente senza finire il giorno di viaggio. Ok, vabbè, con calma, noi siamo qua, la mappa non si zoom, quindi io salverei, però che sto gioco non mi pare che salvi spessissimo in automatico, non so mai cosa lo faccio. Vecchio forte imperiale è stato rioccupato dal consiglio della legacy, non so come si chiama, come renderlo in italiano, dalle truppe del consiglio come avamposto per le terre selvagge, ma la guarnigione, il comandante della guarnigione, il capitano Eric, non ha mandato rapporti da troppo tempo. Ah, qua si imposta il passo, normale direi, 3 giorni, impostazione di viaggio default, non mi serve niente di tutto questo, direi che va bene così. I tuoi eroi normalmente pianificano i loro viaggi in modo che possano sempre essere in forma e pronti a tutto. Questa routine richiede che non viaggino più di 8 ore al giorno e si lasciano abbastanza tempo per dormire e mangiare. E per altre attività come la creazione, chiacchierare, giocare, suonare uno strumento, insomma, e pregare. A volte la routine normale può essere interrotta e i tuoi eroi non saranno in grado di viaggiare mentre dovrebbero riposare, dovranno viaggiare mentre dovrebbero riposare. Questo aggiungerà fatica e portare alla diventare esausti. Gli avventurieri sanno quanto spingersi temporaneamente e quando tornare alle loro attività normali, limitando le attività della campagna per ottenere più riposo in modo che la fatica venga ridotta. Cioè, guarda qua, ci sono pure le cosine che succedono durante il viaggio, ma che meraviglia è. Con calma, Ton gioca a dadi con uno studioso errante. Il gruppo non ha trovato cibo, non benissimo. Il gruppo non ha trovato ingredienti, non benissimo. Damarilla ha letto un capitolo di un libro. Sarasta ha giocato a dadi. Sato ha giocato a carte. E abbiamo incontrato dei banditi. 3 banditi. Anzi, no, 3 nani. 3 creature sconosciute e un'altra creatura sconosciuta. E ci hanno pure sorpreso, perfetto. Già moriamo qua, I combattimenti di D&D ai primi livelli sono letali. Con la sorpresa pure. Però almeno vediamo come funziona, che cazzo. Allora, iniziativa buona a tutti, tranne uno che ha fatto 6, non ho visto chi. Lei ha fatto 6, ok. Se sono sorpreso durante l'accampamento, poi devi combattere, devi respingere i tuoi avversari prima di poter ripartire. Poiché sei sorpreso, attacca un primo loro, ok? Non conservarti incantesimi e poteri, finirai il tuo lungo riposo dopo la battaglia. Ah, ottimo! Quindi puoi usare tutte i mezzi a tua disposizione. C'è anche la preparazione in questo gioco, ma veramente hanno riprodotto tutto. Tu puoi preparare un'azione che si attiva in automatico quando succede una determinata cosa, no? Quindi preparo un attacco se, che ne so, si attaccano me. Ok? Queste cose qua. Puoi muoverti e utilizzare un'azione come azione bonus e ancora utilizzare un preparo un'azione. Niente, devo proprio rinfrescare la memoria di come funziona questo gioco. Puoi utilizzare delle scorciatoie per cambiare equipaggiamento. E 3 configurazioni di armi di default. Ok. Vabbè, fa niente. Qua
Quanta roba, figlia mia. Tocca a loro. Qua si un po' divinity, eh. Ok, nessuno attacca a distanza per mo. Non vedo archi, che è già una cosa buona. Attacca pure, no. Ok, l'iniziativa l'ha vinta il mago, che è sempre buono per un mago vincere l'iniziativa. Ok. Lei chi è? La chierica c'ha due addosso, ok. Targo incantato, banale. Sonno? Devo leggermelo però, scusatemi. Okay. Guarda pure il disegnino, ma che figata è! Mi piace un sacco l'interfaccia di questo gioco. Sì, è un po' strana, sembra un po' un'interfaccia da app material di Google, quelle cose lì. Tutto molto liscio, no? A tinta unita, no? Però c'è tutte le informazioni del caso, è molto pulita. Però non mi dice quanti il dadi vita influenza sta cosa, maledizia. Ah no, 4 dadi vita? È quella roba lì? Fino a 4. Devo capire cosa vogliono dire quei simboli, però vado a memoria. Toh. Ah, uno c'è cascato. Ok. Lei è il chierico, che c'ha due addosso, immagino che non possa fare magie senza attivo, senza ricevere attacchi di opportunità. Quindi combattiamo. Chi abbiamo? Abbiamo un bandito, un umanoide medio. Sono tutti uguali? Non sappiamo nulla, perché ovviamente non ci abbiamo ancora combattuto. Okay. More! Dovrei però rallentare un po' i tiri di dado, non faccio in tempo a guardarli. Ha fatto 9 più 4, 13. Ok, quindi 13 è buono. Ah, puoi utilizzare i cantrip? No, livello 1 evocazione. Può attaccare e fare un incantesimo. Sto cosa non lo sapevo, però finché. Allora, questo non stava dormendo. Attacco l'opportunità dal mago. Ci crediamo? Vai mago, vai. Ovviamente mancato. Con 11 ha mancato. Quanto ha fatto? Ha fatto 10 più 1, 11. Ok. Però poi il ladro non si può svincolare, no? Potrebbe disingaggiare. Ci sono troppe opzioni strategiche che non ricordo, quindi andiamocela liscia per ora. Allora, attacco furo. Azione furtiva non mi può fare niente. Ok. Ventiquattro, bella lì. Ok. Due attacchi fai il ladro, come funziona? Quindi c'è buono, telecamera qua non splendida. Paladina. Ma la paladina c'era un tiro per colpire mostruoso, leva da mezzo questo. Punizione divina. Ah, però me lo ricorda, questo è ottimo. Nobody has your skills. Bravo. Con 16 mi ha mancato? Quando c'ha di castramatura questa? Oh. Vabbè, non c'è bisogno che faccio granché, eh. Direi che il mago si può. Ah no, dice che posso usare le magie, tanto le recupero. Ok.
Allora vediamo gli effetti degli incantesimi. Ah, che posso spartirli tra bersagli diversi? Vero. Another victory. Come si fa a correre là? Questo dovrebbe essere morto sul colpo. Come funziona? Non mi ricordo mica. Direi che è andata bene. Dopo un attacco notturno puoi tranquillamente tornare a dormire e completare il tuo lungo riposo. Questo non si poteva fare in D&D una volta. Se ti interrompevano durante il sonno, dovevano cazzi amare. Non ti eri riposato tecnicamente. Quindi. Per fare così, clicca sul fuoco di campo. Tutti i personaggi riceveranno i benefici di un lungo riposo. Un chierico dell'oblio con il riposo pacifico non verrà sorpreso in futuro. Non ce l'abbiamo, figlio mio. The way. Ora possiamo rubare le cose, come funziona? Posso raccogliere i tesori? Abbiamo un'altra balestra leggera, io prendo tutto allora. Quindi no, questa roba qua comunque la raccogliamo noi. Scimitarra, armatura di cuoio, tienilo tu, e una razza. Ora, vediamo se sono stati bravi pure da questo punto di vista, perché non mi ricordo in che gioco, credo forse proprio in Divinity, se ci sono due oggetti vicini, se clicchi su uno, raccogli entrambi, no? Ma mi sa che stavolta questo non lo fa, sta cosa. E invece forse sì, c'è talmente tanta roba che non può essere che non sia così. Lei è già ingombrata per maledizione, cominciamo male. Cominciamo male, lei è al limite dell'ingombro. E le armature pesano, maledizione. I soldi li possiamo prendere. Questo cos'è? Magnesio. Ok. Questa è buona però, maledizione. Ingombro leggero. Mi sa che è un problema non essere ingombrati sto gioco. Aspetta un attimo. E faccio pure il simbolino. Che armatura c'hai tu? Scaglie. Questa quanto fa? 16. Questa è meglio. Dov'è la mia classe armatura in questo momento? 18. Non cambia niente. È cambiata almeno la grafica. Sì. Ma perché sono 14 adesso entrambe? Ah, perché questa è la stessa che sto. Nessun bonus di destrezza. Ah, forse per questo. Questo c'è il bonus. Questo è 14 più bonus di destrezza che è 2. Ok, quindi è esattamente la stessa cosa. Quale pesa di meno però? Questa, ok, quindi rimettiamola, mentre la palladina che conta ingombrata pure lei, ma se questi li tolgo, perché ho dei vestiti da pezzente così, vabbè, allora buttiamole queste, dai. Non ci possiamo più muovere, non è carino, ha raccolto tutto? Ma che bravi questi sviluppatori. Fino adesso è stata giocata benissimo con tutte le scelte di qualità della vita. Ok. Ma ci stiamo muovendo, sì. Ma non posso mettere in pausa? Non c'è modo di... Ah, puoi sempre interrompere i tuoi viaggi premendo il bersaglio... interrompe. Ok. E mi sono perso. Ah, Ender è riuscito a raccogliere degli ingredienti. Ok, l'amaranto di Gallivan. Nessun cibo. Tony si è messo a pregare. Bene. Salsa scrive una lettera e non si sa bene a chi. Ok.
Immagino che diventeranno straripetitivi questi nel giro di poco. Siamo arrivati. Che bel posticino. Non sembra messo benissimo il forte. Possiamo dire. It's just up the hill. It's a little too quiet, don't you think? We're in the marches, so quiet can't be trusted. True. Let's keep our eyes open. Ma una domanda. Questo cambia la formazione? Approvo. Copertura. Ah, c'è pure un pizzico di XCOM. In battaglia troverai pareti, barricate e altri elementi dell'ambiente per, con l'icona dello scudo. La mezza copertura dà meno 2 al tiro per colpire i nemici a distanza. Tre quarti di copertura o meno 5 e copertura totale non può essere colpito. Ovviamente solo gli attacchi a distanza. In battaglia puoi sempre usare il tuo inventario una volta per turno, include il cambio di arma. Puoi anche avere uno slot di utilità che ti permette di accedere e usare un oggetto senza spendere la tua azione di inventario. Posiziona una pozione o una pergamena qui per essere in grado di utilizzarlo direttamente. Conterà comunque come tua azione principale. Quali sono i miei nemici? Ah, goblin! Ace? Immancabili goblin. E i nemici tirano l'iniziativa unica. Ok. Chi è questa? Paladina? Mezzo scudo, mezzo scudo. Ah, lei non può usare le magie con sta cacchio di spada in mano. Ma nessuna proprio? È un dramma vero sta cosa. Ho messo a schivare. Manco lei? La cosa è assurda, ma non c'è mai stata sta regola. Cioè, si è mai visto che i chierici in D&D non possono usare le magie perché hanno le armi in mano, però. Come cacchio funziona sta cosa? Cioè, se faccio così... Così sì, perché c'è in mano la balestra. Questa cosa è strana forte. Ah, protezione dal male dal protezione contro il male per un solo bersaglio. Cioè, abbiamo un benedizione o qualcosa del genere. Protezione a tre bersagli. Anzi no, uno. Come lo tolgo questo? Uno, due e tre.
Potrebbe attaccare addirittura? No. Già fatto troppo. Il mago sta tipo bene qua. Dice 3 punti ferita temporanei per un minuto, ma solo su se stesso, quindi un po' sti cazzi. Schiva il ladro, non soffide le coperture, però non benissimo. Ah, fine turno, scusate, non era lui che stava agendo. Il ladro ha iniziativa di merda, dovrebbe essere più veloce di tutti. Quanti sono? 6? Nove, non pigli nessuno. Ok, tocca finalmente al ladro. Ah, se vuoi nasconderti devi prima non farti vedere, maledizione. Ha senso, per carità. Però in molti giochi è tipo un'abilità che puoi usare sempre. Invece qua no. E non so dove piazzarlo l'amico ladro. Allora, amico ladro, facciamo una cosa. Diciotto, è buono, 18. Go to hell. Ah, c'è mezza copertura dietro la Dierica, dietro a Kierica, ok. Vado per due. Ah, sta attaccando Damaril, puoi proteggere. Ah, vedi, qui possiamo proteggere, perché lei è protettiva, vedi. Quindi blocca. Azz. Ah, ma gli ho dato lo svantaggio, giusto? Se non ricordo male. Quando fai sta cosa tu dai lo svantaggio al nemico, quindi il nemico tira 2 dadi, però deve scegliere il peggiore dei due, quindi aveva fatto 18 che era ottimo, e 10, ha preso il 10. Quindi abbiamo protetto efficacemente il nostro amico. 9 non mi prende mai nella vita. 13 nemmeno. Only the last blow matters. Mancato? No, 4, ma vaffanculo. Da qua potrà attaccare in diagonale. Ah, ma questo è il ladro? Ah, no, è la paladina, è la chierica. No, deve cambiare arma lei. Oh, è vivo ancora con 6 danni, o 7, cioè, 7 ce ne volevano. A te di aria scappia troppo lontano? Ah, non troppo lontano, lui non lo vedo. È coperto. Quindi lui sì però. 1, 2, 3. Che culo! Ha fatto 1 e 2. È così che funziona. Così che va così. Attenzione, questa attacca. 17 potrebbe essere buono, invece no. Quindici è buono lo stesso, maledizione. Come si switchano le armi veloci? Ci deve stare qua forse. Perfect. Grande nano. Grande ladro, cioè.
Ah, disimpegnato lo strone. Dov'è? 19 BP, quel ladro lo stanno smontando, non benissimo. No, 11, no, è il secondo fail di fila. Paladina mia, non si fa così. Tu mi sa mi devi curare il ladro, 7 su 19. Ma sì, perché rischiarsela, scusatemi. I'll remember. Lo mando al mago come sempre, vedi? Allora, uno a te che dovrebbe bastarti ad ammazzarti, uno a te che dovrebbe bastare ad ammazzarti e uno a te che dovrebbe bastare ad ammazzarti, filotto. Hello, it is me. Ma vedi che vincono sempre i maghi, c'è sempre da fare. Posso sparare a te la freccettina? No? Perché? Perché non lo posso vedere che... Ah, che siamo... Posso preparare un'azione? Come funzionava? Preparo un attacco a distanza. Ma lui da là non si muoverà mai. Ma proprio mai si muoverà. Questa è la chierica. Run while you can. Il mago direi che ha fatto pure assai sto giro. Il lato però non si può coprire da nessuna parte qua. Vabbè, facciamo che lo ammazziamo con sto colpo, così non ci abbiamo problemi. Vero? You didn't get me. I riposi brevi sono un modo utile per recuperare mentre esplori un dungeon. Lo puoi fare quando sei abbastanza distante dai nemici, anche se può essere impossibile in un luogo molto ostile. Tutto il gruppo deve essere riunito. Un breve riposo è un periodo di pausa di un'ora in cui i personaggi non fanno niente di più stancante che mangiare, bere, leggere, curarsi le ferite. Dopo un breve riposo i personaggi possono spendere i dadi vita per recuperare i punti... I punti ferita? In che senso? Gli eroi hanno un dado vita per livello. Una volta sono spesi hanno bisogno di un riposo... Ah, questa è nuova sta cosa! Per tornare in piedi, per recuperare. Puoi spendere tutti o parte dei tuoi punti vita dopo un breve riposo. Altre abilità possono essere recuperate con un breve riposo. Vabbè, mi stai chiedendo di fare un breve riposo. Lo facciamo, se ho capito come si fa, però. Non ho mica capito come si fa, però. R. Character actions. Qualcuno ha capito come si fa anche il riposo breve? È uno di questi? Ah, eccolo qua, è questo pulsantino qua. Prima vediamo che abbiamo trovato, però. Guardate. I soldi li pigliamo. E piglierei pure due razioni. E direi basta. E vabbè, i dardi da balestra lo possiamo prendere. Tanto li usa. Il resto è pesantissimo. Te. Ma cambia a seconda della posizione pure, maledizione, sì. Per alcune cose le vede solo uno. Huh.
Quindi lei può vabbè, sono tutti al massimo qua, come non detto. Però volendo avrebbe potuto spendere uno di questi dadi per curare un po' di ferite. Questa è completamente nuova come cosa. E Arcane Recovery, perché non posso? Una volta al giorno puoi completare un breve... Ah, faccio così e si attiva la cosa? Quindi... Ah, vedi, adesso lo posso fare. E recuperi uno slot di incantesimo, ovviamente. Carina sta cosa. È un modo di rendere meno pallosa quella cosa che o non puoi riposare mai nei dungeon, come fanno alcuni giochi, o puoi riposare di continuo e diventa ridicolo che personaggi che dormono 20 ore ogni 2 minuti. Succedeva nei primi giochi di D&D, quelli proprio della ISS, i vari, che ne so, Pool of Radiance, che giochi lì, no? Che potevi dormire per tipo 3 giorni di fila di continuo. Che è oggettivamente un po' ridicola come cosa. Io ho il sospetto, non so, magari mi sbaglio, che qui questo forte non stia proprio esattamente in ottime condizioni. I have a bad feeling about this. Ecco. There's no one here. Not even corpses. Look! That tower! That's insane! Carina sta cosa. Amazing! Classic Tiamarian architecture. I read about that, you know. It just ended up here after the cataclysm. Incredible. Anyway, we have a mission. Let's check the fortifications. Quindi il cataclisma ha pure spostato i mobili, cioè i palazzi. Li ha messi di testa in giù. E questo? Scusate. Ma F5 fa un salvataggio automatico? Sì. Tutto c'hanno, che bravi. Soldi. Una ghiandola velenifera di un ragno delle profondità. Che prenderemo. Un altro giavellotto. Ne abbiamo già 5. Ci ingombra. Non abbastate 3 razioni. Queste ci ingombrano, secondo me. No, ancora no. Okay. E questo è un blocco di pietra? Ah, per arrivare qua? Il povero mago non ce l'ha fa. Questo fa i salti lunghi di qua e lui rimane attaccato, attacca al cazzo letteralmente. Vabbè, tanto è solo per prendere uno screen. Perché ci sono tutte le regole per quante caselle posso saltare a seconda dei punteggi. Ha fallito il tiro di scassinare del personaggio. Quanto puoi saltare, quanto puoi muovere. Ci puoi riprovare, come funziona? No, ovviamente. E immagino che non possa farlo lei. Vabbè, ma comunque non è. Non benissimo. Non benissimo questo. Ha fatto 8. Non ce l'ha scritto quanto doveva fare. Ah, 10. Ha fatto 8. Maggio. Era pure facile, cazzo. Più 6 aggiunge, ho fatto 2. Questo è il bello e il brutto di D&D. Ui, Iaci, buonasera. Non c'eri prima? Un po' stacchiamo, Però. Devo dire che è esattamente quello che mi aspettavo. Cioè, molto semplice come per adesso, come storia. Però c'ha quel gusto proprio da campagna di D&D vecchio stile che mi piace.
There's definitely been fighting here. Why did we take this job again? Oh yeah, these lovely council badges. This is no time for jokes. Right. Whoever did this could still be around, and we don't want them hearing us. We should look for survivors. 50 people can't just vanish. What the heck was that? Someone's hiding inside the tower. It's a trap. The goblins killed everyone, and now it's our turn. Or they're the survivors, and they're being cautious. We need to get up to that door. If they slaughtered the garrison, they'll pay. Back up! Se vedi, funzionano i dialoghi. Who's there? Automatici, diciamo. We're not letting you in! And we're not coming out! Is Captain Henrik there? We need to talk to him. Don't you dare speak his name, you filthy bastard! Don't talk to them! They'll cast a spell on you! Don't touch me! Clearly, their distressing experience has affected their reason. Vedi, lui è esattamente insopportabile, come dovrebbe essere. Maybe if they can see us up close, we can show them our council badges. È oggettivamente insopportabile, come è giusto che sia. Però io volevo vedere questo scrigno qua, scusatemi. Torniamo al discorso della mappa di prima, che non puoi zoomare. Guarda che giro che fa questo. È nuovo, è uscito sul pass adesso, ma non, cioè, è una prova, una tantum, perché mi incuriosiva. Non ho intenzione di continuare a giocarci adesso, eh. Prima o poi sì, ma non in live, credo. Ma come? 9 e 8? Ha fatto 8 e 9 su 10. Due casi di fila. Una volta 8 e una volta 9. Ma ti odio, ladro di merda, ti odio. Sei sparito? Chi è sparito? Ah, sono sparito dalla... minchia, mo me lo dite. Dalla webcam? Per quale motivo, tra l'altro? Non ha senso sta cosa. Da quanto tempo sono sparito? Vabbè. è capitato. Mi serve un tasto per chiamare tutto il gruppo, però. Ah. Cioè, che non debba cliccare qui ogni volta. Qual è? Lo so che sono ricomparso, grazie. Che tasto è quote? Scusate. Ma un tasto normale non ce lo potevi mettere? Uè, carissimo ragno, buonasera. Che tasto è quote che non c'ho presente, scusatemi? Le virgolette, no? Ah no, c'era una cosa interagibile qua, tipo. Ah, era questa. What's this? I believe this was called a minor imperial gate. Guarda quante ne sa, quante ne sa! At its height, the Manichaean Empire had countless gates like this to magically travel through the empire. I don't suppose it still works. Some say there are still functioning gates. And this plaque? Any value? Maybe. The Tower of Knowledge, why not? Telecamera a volte zoomata un po' cazzo di cane. Ah, state guardando male. Ha fatto la sfida delle astronavi. Chi ha vinto poi? L'apostrofo addirittura. Aspetta. No. L'apostrofo non funziona. Le virgolette nemmeno, perché sarebbe una combinazione di due tasti e sarebbe assurdo.
Ah, e... aspetta, ce l'ho. E l'ha accentata sulla tastiera italiana. Immagino dove sia l'apostrofo su quella... ci sono stati brogli? Sì, ma chi ha vinto? Che chiaramente se non l'ha vinto l'Enterprise è chiaramente... un'elezione... falsata, lo sapete tutto, lo sappiamo tutti, no? Ah, trappoloni hanno messo pure questi stronzi. Non fare, non fallire di nuovo di uno, ti prego. Ha fatto 9 di nuovo, ma come cazzo si fa? Il Millennium Falcon contro l'Enterprise? Vabbè, poteva andare peggio. Non l'ha vinto, l'Arcadio non l'avrebbe vinto mai, dai. Non ci avrei scommesso mai nella vita. E mo come passano gli altri, scusatemi. Chiedo scusa? Cosa sono? Brimstone Viper, questi non l'ho mai sentito nominare. Come 12 on. È poco. Mica ladro, ladro ne stai azzeccando una negli ultimi 10 minuti, una. Fare qua, disingaggiare, scattare, no, quanti sono, oh, e quanto sono veloci soprattutto. E quarti c'erano l'Arcadia e l'Enterprise. La sondaggio 50-50 decide il Doc, invece di far andare avanti la sua favorita ha fatto passare l'Enterprise, così non voleva perdere l'Arcadia con... no, non voleva perdere l'Arcadia contro il Falcon, però poi non ha manco voluto fare terzo e quarto posto tra Planet Express e Arcadia. Ah, Planet Express è arrivata addirittura lì. Sì, sì, puoi cambiare set di dadi a seconda del tipo. Cioè, vedi, cioè, del tipo di tiro. Quindi, questo è lo stile del gruppo. Ah, ma ce n'è qualcuno non usato? No, sono tutti usati, però. Quindi, se ce ne fosse uno viola, metterei quello, ma no. Quindi, sto tenendo quelli di default. Però sì. È simpatico, è proprio un classico GDR di D&D sviluppato da azzeccati di D&D. Ti ho appena fatto vedere che c'è un l'opzione per sceglierti il set di dati da utilizzare. No, per ora. Che basta questo per uccidere. Il mago no, il mago no! È critico! Ah, sulla chierica, non su me. Intanto Telespire per visualizzare i combattimenti nelle zone della GD. Non lo conosco Telespire. Ma intanto gli ultimi 50 tentativi che abbiamo fatto, due, in vita mia di giocare online di addio o cose simili, sono fallite miseramente, quindi ho perso un po' di speranza. Ma mo a te ti posso attaccare io? Devo scendere da lì? Nove! Figlia mia però! Lo si può curare? Curati! Quanto ti vedo male, mago, qui. D'altro canto... non capisco che se sto colpendo qualcosa o no, però, qua, Non riesco a capire la...
se piglio qualcuno o meno. Ma in teoria dovrei prendere tutte e due, ma non so se. Ah, pure lei però, cazzo. Non l'avevo vista. Però ho preso entrambi. No, lui non si è fatto niente, lui un po'. Bella merda, mago, posso dirtelo? Grazie, mi ha protetto la paladina. Grande paladina. Meglio, meglio di prima. Meglio di prima. E vabbè, 8. Dei tiri prestigiosi state facendo, eh. Ah, 18 è buona. A chi è ricassa pigliando lo schiaffi, eh? Dov'è? Oh, 1. È critical miss, ma non mi pare che gli abbia dato grossi problemi. Troppo in alto questo? Come faccio ad attaccare lui, no? Non posso, semplicemente. Posso fare così, però. L'altro uno, che cazzo. Non benissimo. I cattivi di reazione si possono fare. Ma ha colpito con 16 lui. Ma che figata. Ah, proprio finito le magie. E questo me lo faccio fritto, tra l'altro. Spruzzo acido, che tanto questo non lo colpisce nemmeno, perché è tipo... Oh sì, fai vedere. Oh, 19. Ma sbaglio, non si è fatto una mazza però. Ok, non mi è molto chiaro come funziona. Guarda come salta pure il mago però. Complimenti. Ah no, come non detto. Si è schiantato, perché? Ah no, lui ha fatto il tiro salvezza per schivare l'attacco, ok. Oh, ma questi non mancano un colpo, manca a pagare. I win again. Sto facendo tutto il chieri, tutto il ladro con la... con il... con l'arco. Preparo un attacco. Quanto ha fatto? 4 e 5 e 9. Ma io ti odio. Preparo pure lei. Ah no, lei c'ha la balestra. Quanti sono rimasti? 2. Che poraccia lei. Il mago si gratta abbondantemente i testicoli. È venuto a pigliarmi da sotto. Cioè. Ma si può. Problemi con la live? A me sembra tutto a posto. Prepara l'attacco.
Lo colpiamo una volta? Oh, abbiamo vinto? Che faticoso questo è stato. Faticoso. Sono scaglie di vipera, prendo tutto. Allora, con calma, Tu ti devi curare se puoi. Non può. Potremmo fare un riposo breve? Io salverei innanzitutto. Magari non serve perché basta entrare qua dentro. Facciamo un riposo breve. Perché lei si può curare adesso. E sta l'amore. Pure lei va. Gli altri vanno bene così. Beh, perché non mi muovete adesso? Non erano selezionati? Il mago si schianta, ma dopo un po' si alza. Ah, dobbiamo arrivare qua. Che giro devo fare per arrivare là, però, scusate. Allora, tu ladro, prova a smontare se riesci ad arrivare qua. Non c'è strada per arrivare a destinazione. Però se sposto questa. No, non è interagibile sta cassa, non lo è più. Abbiamo fatto tutto il giro, abbiamo fatto. Ce la fanno a fare il giro tutti qua, chissà. Qual era il tasto questo? No. E come facciamo? Che lui ci arriva. Ah no, dobbiamo spostare questa, perché questa è bloccata. Ok. Ora ce la fanno. Vero? La telecamera libera in genere segue l'altezza del terreno, insomma l'altezza del suolo. Quando le zone di navigazione si sovrappongono, puoi spostare la telecamera su e giù utilizzando la ruota. Ah, la rotella del mouse. Ok. Damn, a trap. Allora tu. No, 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 no. Ma il mago. Allora tu. Non sgarrare pure sto tiro, ti prego. Cioè questo ha fatto 4 tiri di fila e qui doveva fare 10. Che per lui è quasi. È abbastanza facile. Ha fatto 8, 9, 9, 7. Ma come cazzo fai? Ma ti potrò odiare. Cambia poco, ma è esperienza, io. Ah no, con tutto che riesce il tiro? Si rompe comunque l'asse. Che se ne? Che scopo ha allora? Scusate. Ci sono sta tutti qua? No, prima non ti è mai caduto quando ha fallito il tiro di disinnescare le trappole. Non è mai caduto giù, semplicemente ha rotto il pavimento lo stesso. Se ci cammini dritto sopra è chiaro che caschi giù. Ma la differenza tra azzeccare il tiro di disinnescare trappole e fallirlo non c'è stata. They're here. You damn Sorax. Sorax? Did they say Sorax? You can't be serious. Sorax are a legend for scaring children. You bastards took the captain, but you won't take us. Don't talk to them. Mm.
Ah, vedi, Salasta ha fatto un tiro di intuito e quindi adesso abbiamo, vedi, abbiamo delle attività, delle domande extra. Siamo portavoce del consiglio. Carisma, persuasione più 3, 60% di probabilità. Oppure può usare l'esperienza da mercenario che c'ha lui. Queste cose qua sono molto carine. We're deputies of the council, sent by protector Lyra Keen. Oh, nice to meet you. I'm Princess Kaiwad. Get lost. Open the damn door. There are only 4 of them. No! I said no! Non benissimo. Thank you for letting us in. Don't thank me. Are you in charge here? Lieutenant Beryl Stonebeard, second in command, after Captain Henrik. Lieutenant, non dico le tantissime parole meravigliose che non penseresti mai che si leggano così. Perché è scritto Lieutenant, e mi pare che in America lo leggono così, mentre in Inghilterra lo leggono Lieutenant o viceversa. Scritto uguale. Pensate che fossimo Sorax. So you really believe you were attacked by Sorax? Man-sized lizards who speak? Oh yeah. Lo stavo per dire, i Sorax sono i rettiliani in questo mondo dei giochi, che si possono camuffare da altre persone. They took all the bodies, ours and theirs, so no one can prove they exist. E quando parlo sono veramente rettiliani, non sapevo che avessero aspetto di lucertole. No proof. That's kind of awkward. You won't laugh when they come back. We got here without trouble. Then they let you in. And now you're trapped with us. Why would they do that? How should I know? They're Sorax. Non esattamente la più sveglia del circondario. Might we have a little chat with your comrades in arms? As long as you don't try anything clever. We're good. Parla con Daliat, parla con Robar, parla con Lisbat. Lui è Robar. Andiamo a parlare con Robar. No? Ah, perché è in pausa? Ok. Ah no, parliamo prima con lui. Col tenebroso ladro vestito di nero qua. So, who are you, friend? Daliat Sunbird, scout. Do you believe they were Sorax? Dunno. Seemed real, though. What do you think they wanted? To kill us all. Not big on talk, eh? I'm having a pretty bad day, so if you'll excuse me, I'm gonna rest now. Mi siamo venuti a salvarmi, perché ha fatto pure i figli preziosi, fanno. Is it me, or didn't he like that last question? Ma che cazzo? Io ti rubo le armi, ciccio. Ti rubo le armi. Ti rubo 10 frecce senza manco pentirmene minimamente. Eppure 10 quadrelle, dai, che ti dico. Arco lungo. Lui ha un arco corto. L'arco lungo lo sai usare, vero? Non è competente con questo oggetto e non puoi equipaggiarlo. C'è sempre una risposta a tutto. Non sa usare l'arco lungo. Abbiamo lei o lui, non si capisce da qua granché. Direi lei. Now it's my turn, right? What do you mean? What is this? A murder investigation? We just want to help. Good luck with that. Sono simpaticissimi tutti qua. Can we start this over? Grande carismatico. Listen, mago. Something's not right. The scouts. They came back from a raid into the Badlands, found a ruin,
came back with loot. The next day, this happens. Coincidence? Però per me i dialoghi sono tutti doppiati questi. The scouts, you say? Only one of them still alive. Daliat. Oh, right. Siamo già alla paranoia e alle accuse reciproche, signori. Greetings, soldier. Hi, name's Robar Sharp. I gather you are a veteran of long standing. Yeah, but I'm not in charge, mind you. What do you think of Daliat? Never liked him. He's hiding something. He's been nervous since we came back from the Badlands. But it'd be no good picking a fight with him now. I understand. This Lieutenant Stonebeard, is she up to the job? Clearly not. Look around. Losing the captain broke her. How about Lisbeth? You're her superior? Good woman. Strong, brave. You can trust her with a sword. That's worth something in my book. So what do you think we should do? For starters, not wait in here for the Sorax to come back and off us. But Stonebeard says stay. And she's an officer, so... Yeah, she's a stubborn one. And mutiny's a bad look on a soldier. You could talk to her. Deputy of the Council and all. So, if we find a way, you're with us? I'm with myself. But don't let that stop you. Va bene. Right. We need to make a decision here. I'm shocked by the thought that Sorax might be real. We have enough to make our report to the council, so let's get going. If we don't help them, they'll either die or kill each other. Let them. Could be fun to watch. This place is... Paladino! Ma che cazzo dici? So everyone has an opinion, but what are we gonna ma do? Questo non me lo aspettavo. We got some pretty worrying hints about him. Facciamoli ammazzare tra di loro. Paladino di che divinità devo controllare? Della cazzimma, può essere. Non rischiamo uno scontro. Dobbiamo parlarci. Sono solo dicerie. It's just paranoia or personal grudges. That leaves us with the others. What's our strategy? Parliamo con tutti assieme, sa, questo mi piace. Spingiamo l'ammutinamento, comandiamo noi o andiamo eccetera, eccetera. Parliamo con tutti quanti assieme. Let's just get them together and discuss this. I'm not sure, but fine. Agreed. Can we talk? What now? Ah no, possiamo dire solo di cedere il comando, torniamo a dottore. Sorry, we'll come back later. Sì, ma lo stacco pure io, voglio finire come, voglio giusto capire se questa cosa si quaglia in fretta, che si è fatta mezzanotte. Buonanotte. We need to talk. Do we? Word is, you took part in an expedition to the Badlands. That's what we do here. The Sorax attacked after you came back. So what? I brought them here? Did you bring something back? We always do. Like the scavengers. Ask Sharp. He has tons of things brought back from there. But maybe this time you took something special. It's nothing of value to Sorax. Ah, però hai preso qualcosa. Buono, si dice buono. Minchia, 50%, 20%. E 35%. Dobbiamo provare con questo. Trust us. We're all on the same side here. Dai, un bel 18-3. No. Non sta andando benissimo la nostra parte diplomatica qua. Possiamo pagare ingannando, possiamo intimidirlo.
Non mi piace nessuno delle due, in realtà. Mica perché il mago è il più stronzo sempre, però, eh? We're not blaming you, but we need to know. I don't think so. Hey, what's that? Hey! Ah! Ah! Non benissimo. Abbiamo sbagliato troppi tiri? Abbiamo sbagliato troppi tiri? E quello è il problema. Io non ho incantesimi, manco a pagare, però. Ah, se l'è preso questo. Vaffanculo. Che mi dici di questo Sorak, scusate? Ma era uno di loro, era... Chi era? Scusate. Non era nessuno di loro, era un altro ancora. Possiamo contare sul ladro a sua tesi. Oh. Vedi qua la telecamera non è che aiuti tantissimo. No, qua è proprio terribile l'inquadratura, mannaggia. Teniamola così, così è la migliore che possiamo fare. Chiedo scusa? Venti. Sì, con la rotella non fa niente. Cioè, cambia da zoom a qua, zoom a là, ma non... Non toglie gli ostacoli. Come ti combatto adesso da qui? A frecciate? Well done. E muori. Tipo. Lei non attacca a distanza. Ah sì? Non ha le frecce, però, mannaggia. Come funziona? Posso prendere frecce da lui? No. Ok. Durante il combattimento non puoi scambiare oggetti tra un personaggio e l'altro. Puoi però prendere qualcosa dal tuo equipaggiamento. Volendo. E ormai ha cambiato armi e non posso fare altro, ok. Usa il potere. Non usiamo nessun potere. Beh, 10 è poco. Qualsiasi cosa fosse è poco. Io continuo con i cantrip qua, tanto non finiscono mai. Qualcosa prima o poi dovrò fargliela. Buono. Grande mago. Rova, no! I'm sorry. You. This is all your fault! Soldiers die. You should know that. Maraike will take his soul to peace. Don't be fooled. The Sorax are responsible, and many others will fall if we don't report to the Council. You people, just leave me alone! He came from here. Look! What's this? A secret passage? From Imperial times. That was just a scout. More will be coming. They're here. They're coming back. Outside. Sono un po' troppi. Need to go. Take your stuff. Into the secret passage before it's too late. Due personaggi sono uniti al tuo gruppo come compagni. Ah, sono personaggi critici. Questi se muoiono finisce il gioco, praticamente. Che palle sta cosa. E però combattono anche loro, però sì.
Abbiamo lei, che è un... non si sa bene cosa, è lui. Però salverei e me ne andrei a dormire. Comunque, no, ci sta il gioco dentro, Non so quanto sia lungo, quanta roba ci sia, però il gioco c'è. Decisamente c'è. Non mi aspetto grandi trama, però pure i dialoghini non sono brutti, sono semplici, però funziona. A parte i paladini un po' così, ogni tanto un po' stronzi del previsto. Ma cioè, fammi vedere giusto sta cosa, no? Lei carissima, no? Paladino di cosa? Del dio del valore e della fedeltà, patrono dei paladini, guerrieri legali e tutti quelli che portano la luce delle tenebre. Siamo sicuri? Vabbè, ha avuto un attimo di scazzo pure la paladina. Sta cosa che non possono fare le magie con le armi in mano, mi tutto doppiato, sì. E manca malissimo, dai. C'è del lavoro. C'è del lavoro dietro, dai. C'è del cuore nel gioco. Gli si vuole bene. Vabbè, bella lì. È stato un piacere. Ci becchiamo domani. Probabilmente con cielo duro. Anzi, sicuramente sembrerebbe con cielo duro, quindi... E vabbè, ma non si è mai visto in D&D che i chierici non possono fare le magie se hanno l'arma in mano. Non mi è mai capitato di vederla, sta cosa. No? Cioè, i chierici non hanno mai avuto sto problema rispetto ai maghi, ecco. Almeno a memoria mia, tutti i paladini poi. Poi sì, basta svicciare arma e farlo, quello sì. Però è strano, è la prima volta che in un gioco del genere vedo una cosa simile. Vabbè, diciamo, buonanotte a tutti, è stato un piacere.